Questa innovazione aiuta davvero a prevenire gli incidenti aerei? Certo, questo sembra completamente folle. Sembra però che questo robot sia la soluzione che tutti stavamo aspettando. Infatti i disastri aerei rappresentano una vera tragedia e le loro cause sono molteplici. In particolare ci sono grandi differenze culturali a seconda del paese interessato. Oltre alle terrificanti perdite umane, gli incidenti aerei provocano la perdita di innumerevoli aerei. Possiamo davvero considerare SensiWorm come una barriera contro gli incidenti aerei? Come può funzionare bene? Grazie alla sua precisa ispezione dei motori, il SensiWorm è un progetto particolarmente apprezzato in tutto il mondo. È la rappresentazione di un'evoluzione tecnologica inarrestabile. È vero che la robotica continua a fare progressi. Da adesso in poi si parla di elettronica ibrida, la cui parola d'ordine è autonomia. SensiWorm è davvero il robot di cui abbiamo bisogno? Questo è quello che scopriremo nel resto di questo video. Innanzitutto è importante evidenziare le possibili cause di un incidente aereo. Qualunque sia la ragione, questo evento rimane una terribile catastrofe. Per molti anni l'affidabilità degli aerei di linea è migliorata in modo significativo. In effetti il budget previsto è considerevole. Di conseguenza, i disastri che fanno notizia sono dovuti a cause diverse dai guasti al motore o al circuito elettrico. Il fattore umano resta il più difficile da gestire ed è impossibile contrastarlo. Naturalmente non è l'unico. Si sente spesso parlare di suicidio, terrorismo, fenomeni atmosferici o addirittura di addestramento insufficiente. Tutte queste cause sono una parte molto importante dei recenti incidenti aerei. In parole povere, gli infortuni tradizionali praticamente non esistono più. Anche in passato i problemi tecnici sono stati spesso erroneamente evidenziati. Nel 1994, ad esempio, il volo Mosca-Hong Kong si concluse in modo drammatico. Il capitano è ai comandi di un Airbus A310. Accompagnato dai suoi figli, è felice di sistemarli sul sedile del copilota. Mostra loro alcune manovre con il pilota automatico e quando suo figlio prende il controllo dell'aereo, afferra un joystick e cambia l'assetto degli alettoni. L'aereo ha poi iniziato una caduta mortale e si è schiantato 2 minuti dopo con a bordo un centinaio di persone. Questo fattore umano non poteva assolutamente essere previsto in anticipo. Oltre al pesante tributo umano, i vari incidenti aerei vanno a beneficio dell'aeronautica, portando al miglioramento permanente degli aerei. D'ora in poi, l'innovazione sarà al centro dell'industria aeronautica. I miglioramenti tecnici sono quindi al servizio, pertanto consentono di effettuare i voli nelle migliori condizioni possibili, supportando il pilota durante questa esercitazione estremamente difficile. È vero che il lavoro dell'equipaggio non può essere una scienza esatta. Gli esperti notano anche differenze culturali da un continente all'altro. Prendiamo l'esempio di un capitano francese che vola a Shenzhen per conto di una grande compagnia aerea cinese. Su ciascuno dei suoi voli è lui ai comandi. Il suo copilota non ha assolutamente il diritto di esprimere la sua opinione. Non è un decisore. Il suo ruolo è semplice: occuparsi solo delle comunicazioni radio. In Europa un discorso del genere non è possibile. A seconda del paese e del continente, la formazione non è la stessa. Ogni pilota ha quindi una propria immagine di un volo effettuato in tutta sicurezza. Al giorno d'oggi il pilotaggio è estremamente professionale. Tuttavia, nelle statistiche rimane una quota incomprimibile di dispositivi perduti. Infatti non esiste un incidente identico. Inoltre, le cause di un arresto anomalo possono variare nel tempo. Se prendiamo l'esempio della scomparsa del volo Swiss Air 111 in Nuova Scozia e quello del Boeing 777 della Malaysia Airlines, non hanno alcun fattore comune. Il primo fu dovuto ad un cortocircuito elettrico negli schermi piatti fissati agli schienali dei sedili di prima classe. Il secondo aereo è stato abbattuto nel cielo ucraino da una raffica di missili. Allo stesso modo, a seconda dell'incidente, la ricerca e lo stato delle scatole nere essenziali per la comprensione esaustiva di un incidente variano completamente. In realtà è molto complicato ritrovare un aereo scomparso in seguito ad un incidente aereo. Ora che abbiamo una visione leggermente più ampia di ciò che può rappresentare un incidente aereo, esamineremo SensiWorm. Questo robot è davvero una barriera contro questi fenomeni catastrofici? Sai come funziona SensiWorm? ATEC si è interessata a questo gioiello della nuova tecnologia e ha deciso di farvene un ritratto. SensiWorm è infatti un robot intelligente sviluppato da GE Aerospace Research. Il suo scopo è facilitare le operazioni di manutenzione aeronautica. Attualmente gli operatori utilizzano strumenti di ispezione avanzati, come i videoendoscopi. Questi forniscono informazioni precise, ma rimangono limitate in termini di copertura delle turbine. Grazie alla sua capacità di propulsione autonoma e al design flessibile, il SensiWorm potrebbe consentire agli operatori di accedere a tutte le parti del motore senza doverlo smontare. In definitiva, il SensiWorm sarebbe il set aggiuntivo di occhi e orecchie necessari per le ispezioni di sicurezza. Questo minuscolo robot sembra un verme tascabile, quindi può muoversi facilmente attraverso le fessure e le curve delle parti del motore a reazione. Pertanto, riesce a rilevare crepe, ma anche corrosione di queste parti.
È anche possibile misurare lo spessore dei rivestimenti di barriera termica. In sintesi, il SensiWorm è semovente. Può essere distribuito all'ingresso o all'uscita di una turbina del motore. È dotato di sensori, ma anche di una telecamera che consente di trasmettere dati in tempo reale sullo stato dei componenti del motore. Al giorno d'oggi i motori a reazione degli aerei sono soggetti a misure estremamente severe. Tuttavia è molto difficile accedervi. Hanno infatti forma cilindrica e si trovano sotto le ali dell'aereo. SensiWorm è un robot morbido che si muove strisciando, pertanto accelera notevolmente l'ispezione e la riparazione dei motori. In realtà questo robot permette un'ispezione precisa del motore senza doverlo smontare. È in grado di vedere tutto, niente escluso. È per tutti questi motivi che il progetto SensiWorm è ampiamente sostenuto nel settore aeronautico. È stato sviluppato con il finanziamento e il supporto di SemiFlexTech. Questa partnership pubblico-privata è focalizzata sul progresso di sviluppi elettronici ibridi innovativi, a loro volta finanziati dal laboratorio di ricerca dell'esercito americano. Inoltre, i team di ricerca di GE Aerospace lavorano anche in collaborazione con l'Università di Binghamton. Ospita il Centro per la Produzione Microelettronica Avanzata. Quest'ultimo funziona su molte tecnologie avanzate. Da qualche tempo si concentra principalmente sulla ricerca aerospaziale ed elettronica. Da molti anni la tecnologia all'avanguardia è al centro di tutti i settori. La robotica, l'intelligenza artificiale e le tecnologie all'avanguardia, infatti, consentono progressi incommensurabili in tutti i settori. I progressi sono estremamente convincenti nei settori della medicina e dell'industria automobilistica. È vero che la robotica e le tecnologie di imaging all'avanguardia hanno rivoluzionato il campo medico, pertanto gli interventi chirurgici stanno diventando sempre meno invasivi e consentono ai pazienti di recuperare molto più rapidamente. Ma oggi è di aeronautica che parliamo. Queste nuove tecnologie sono quindi destinate a trasformare l'ispezione e la riparazione dei motori a reazione. Anche i tempi di inattività del dispositivo sono notevolmente ridotti. Il robot SensiWorm è l'esempio perfetto. È composto da un'elettronica totalmente ibrida, molto flessibile, combina materiali flessibili, sensori, attuatori, ma anche circuiti in più strati sottili. Tutti questi componenti elettronici consentono al robot di rilevare e adattare la sua forma all'ambiente. Può anche comunicare in modalità wireless con un operatore remoto, di conseguenza può controllare i suoi movimenti e ricevere feedback. Sembra che SensiWorm possa rivoluzionare completamente l'industria aerospaziale. Inoltre questo robot è completamente autonomo grazie alle risorse energetiche di calcolo e di pressione integrate. A dire il vero, le prime dimostrazioni di SensiWorm si concentravano principalmente sulle ispezioni dei motori a reazione, ma i ricercatori stanno cercando di sviluppare le nuove capacità di SensiWorm. Ciò consentirebbe al robot di eseguire riparazioni una volta rilevato il guasto. Queste molteplici funzioni potrebbero ridefinire completamente il principio della manutenzione dei motori aeronautici. SensiWorm riuscirebbe quindi a evitare un gran numero di incidenti aerei. Un ulteriore rafforzamento del monitoraggio del motore può essere solo una soluzione importante. I disastri aerei rappresentano un vero disastro globale, con molteplici cause. L'evoluzione di tecnologie all'avanguardia potrebbe segnare una svolta nel campo dell'aeronautica, e SensiWorm è l'esempio perfetto. Questo robot autonomo e perfettamente flessibile consente di ispezionare i motori degli aerei senza nemmeno doverli smontare. Potrebbe essere di grande aiuto per controllare gli aerei, prevenendo così gli incidenti aerei. Quale potrebbe essere quindi il futuro della robotica? Può davvero cambiare il mondo?